Salve amici e benvenuti in questo nuovo video Turu turu tu tu. che sarà un bel try on all di ciò che ho preso su Shein. Vi avviso, ho perso un'unghia, no, non volevo fare quel gesto, comunque non facciamoci caso. Ho trovato delle chicchine veramente stupende. Io direi di cominciare dalla cosa un po' meno interessante perché non sono vestiti, così la mettiamo subito alla prova. Infatti ho preso una ring light per avere un po' più luce, qualcos'altro che mi illumini oltre a questo fantastico faretto. Infatti dovete un po' sapere questa storia, che praticamente io prima per fare i video sono partita da una ring light. Poi ho voluto aggiungere ancora più qualità comprando dei faretti. Poi la ring light se n'è andata morta, stecchita, ce l'ho là dentro che non so cosa farmene. E quindi sono rimasta con i due faretti. Poi uno dei due faretti se n'è andato. Ora sono rimasta solo con uno, quindi ho detto vabbè dai, cerchiamo di tornare un po' a una situazione più professional. Tra l'altro poi non è una ring light qualsiasi, perché dovrebbe avere anche tutte queste modalità di luci per fare colori diversi. Non so se faccio face paint eccetera, molto interessante. Quindi questa qui è la luce in sé, me l'aspettavo un po' più grande in realtà, però speriamo. E qui sotto invece dobbiamo avere il cavalletto. Tra l'altro scusatemi se tengo queste mollettine, però almeno, cioè, sembra un po' stupido, ma mi tengo indietro i capelli e non mi vengono davanti a infastidirmi. Ok, l'ho montata, non so se è cambiato qualcosa, più che altro perché tipo un po' troppo in alto, devo trovare un cavalletto più basso per sistemarla. Comunque passiamo al succo del discorso, ovvero i vestiti che ho preso. Allora, cominciamo da questo capo un po' ingombrante, perché è una giacchettina di pelle, chiaramente, finta, quindi plastica. Eccolo qui il nostro giacchettino, che è della linea Shein Icon, tra l'altro, che, cioè, di cui ho visto delle cosine molto interessanti, e l'ho preso perché ne ho già uno nero, però secondo me il marrone, tra l'altro, boh, spero non mi stia male come colore, non lo so, mi piaceva l'idea, anche perché adesso vengo verso la primavera, quindi cioè, potrei usarla, capito, come giacca normalissima, altrimenti ho soltanto una paperica veramente tanto tanto pesante. E quindi direi ora di provarla subito, perché spero mi sia un pochino over, cioè l'effetto che volevo era, capito, sotto il sedere minimo, cioè, ok, non più lunga perché poi è un po' too much, però quello è quello che vorrei, vediamo. Ridere, mi è appena venuto il ciclo, vado a cambiarmi e arrivo. Ok, ci siamo, vediamo se riesco a farvelo vedere, perché qui gli spazi sono un po' ristretti, anche perché adesso è buio. Non ho neanche la possibilità di farvi vedere i vestiti nel mio, diciamo, spazio della camera dedicato ai video, diciamo, try on haul, fashion, eccetera, che è un po' più carino e largo. Questo qui è così, quindi vabbè, ci adattiamo. La lunghezza comunque ci piace. Vediamo se riesco a fare tipo un saltino senza buttare giù tutto. Mi arriva, sì, esattamente dove finisce l'inquadratura. E devo dire che mi sembra carina, cioè un po' plasticosa, Me l'aspettavo un po' meno forse, che si vedesse, forse però quando la lavo diventa più carina. Io comunque chiaramente starò super gonfia per ovvi motivi, ma va bene lo stesso, noi ci accettiamo così come siamo. Devo ancora studiarci degli outfit, intanto la chiudiamo e vediamo com'è l'effetto. Ah, io ho preso la M, perché la volevo appunto un pochino over. Secondo me non è male. Comunque per il costo c'è un pochino altino, perché se non sbaglio costa tipo sui 30-34 euro. Ah, non so se può interessare, ma qui c'è tipo un bottone che si può aprire e la manica, quando magari c'è più caldo, si può rigirare in su e chiudere. Può essere comodo anche se non mi fa volare. Ok, poi abbiamo questa cosa super primaverile, e molto rosa, molto girly, che mi piaceva molto. Non so però poi quanto sia bella nella realtà, ma scopriamolo subito. Ed è un tipo cardigan, maglioncino aperto, non lo so, che però vorrei anche imparare a fare all'uncinetto, perché non so se lo sapete, ma sto imparando a fare le robe all'uncinetto, che poi così ai ferri in realtà l'uncinetto è solo uno, però vabbè. E ho fatto un cappello, per ora non l'ho neanche ora finito perché ho finito la lana e quindi non posso più chiuderlo, però vabbè, intanto il cappello c'è. E il maglioncino è fatto in questo modo, molto carino, rosellino, con appunto le ciliegine, un po' più estivo forse che primaverile, però. Eccolo qui. Ora però lo proviamo. Comunque è molto morbidino. Eccolo qui indossato, come sempre, tralasciamo l'abbinamento, secondo me è bellissimo, con una magliettina crop bianca sotto e anche dei semplici jeans. Questo qui è l'effetto anche dietro, non so se si riesce a vedere. E secondo me è veramente bellissimo. Cioè, poi mi piace un sacco che sulle maniche si stringa in modo da, cioè, tenerlo, in modo da tenerle proprio coperte.
Sì, cioè proprio carino questo. Me lo aspettavo anche più bruttino, cioè nel senso un po' più scrauso. Non so se esiste in italiano questa parola, però veramente bello. Molto molto soddisfatta. Ah, tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi, queste cose mi sono state offerte da Shein, cioè mi hanno fatto scegliere alcuni articoli per farveli vedere. E io vi lascio anche un codicino sconto se vi può essere utile per comprare quello che vi piace di più, insomma. E ve lo lascio appunto qui sopra, non mi ricordo qual è, dopo andrò a cercarlo nelle mail e ve lo incollo. Ah, e no, io non ci guadagno nulla, purtroppo. Piccola pausella dei vestiti perché ho preso questa volta una decorazione per la casa, per le mie mensoline. Comunque arriva tipo pieno ricoperto di polistirolo che poi si sgretola e è un casino, vi riempite la camera. Però almeno dovrebbe arrivare intatto. Mamma Risa, che brutto rumore. Mamma mia, scusate, perdonatemi. Ed è appunto questo vaso, cioè è andato super virale, molto aesthetic, molto carino, mi piace un sacco. E ora vi dirò di più, lo posizioniamo subito per vedere come sta con la cameretta. Cioè, pensavo anche di comprare qualche piumetta da metterci qua dentro, però non vorrei esagerare. Cioè, è carino anche soltanto così, molto easy, basic, carino. Tra l'altro, se vi può interessare questo, c'è sia S che M che L. Questa qui è la M. E non so, più grande penso arrivi fin qui, più piccolo qui, più o meno. Ok, non so se vedete, ma le mie scelte non sono mai a caso. Infatti lì c'è proprio un... Oddio, ok. Infatti lì c'è proprio quel buchetto da riempire. Sì, dai, forse con delle piumette sopra sarebbe un po' meglio. Però secondo me è super carino. Dovrò coprire quel buco prima o poi comunque. Bene, off topic finito, torniamo ai nostri vestitini. Questo top, non lo so, mi ispirava troppo, ragazzi, troppo, troppo bello, tutto pelosino. Devo dire che pensavo fosse più corto, invece è abbastanza lunghetto, però in realtà non mi dispiace troppo la cosa, purché sia abbastanza elastico da poterlo comunque tirare un pochettino su se voglio più pancina scoperta. Poi questo grigio comunque è veramente bellissimo. Io non vedo l'ora di fare tipo un'uscita in discoteca. Non so se è a discoteca, forse un po' troppo coperto per la discoteca. Scusate per le boobs, comunque sì, è un po' troppo lunghettino. Non lo so, però mi fanno volare queste maniche. Potrei farci tipo il trend, quello della Slavic Girl Makeup. Impazzisco, impazzisco. Poi comunque non capisco queste maniche perché io pensavo tipo andassero portate molto, cioè più giù, capito? Non lo so, non... Questo qui invece è il dietro. Ma che brutto, tutto a cartone, vabbè. Devo un po' capire come sistemare la questione. Però almeno da tipo da qui in su mi fa volare proprio wow. Fatemi sapere voi cosa ne pensate perché so che non è... Cioè, una cosa che piace a tutti un po' particolare. Vabbè, sono veramente ossessionata da questo top. Passerei tutto il resto del video così, ma passiamo al prossimo capo, di cui sono un pochino spaventata perché... Cioè, è letteralmente un reggiseno. Va bene, io ero un po' illuminata, spero... Oh, sì, sono sistemata bene. Cioè, capite? Allora, è tutto trasparente, tranne ovviamente la parte questa che è nera, altrimenti... Whoop, usciamo tutto tutti. Comunque sono sempre più ossessionata dalle mie ciglia. Cioè, che cosa pazzesca sono. Pazzesca. Allora, indubbiamente è stupendo, le maniche poi sono sempre del tipo che si vanno ad aprire e quindi ti coprono bene la mano, cosa che mi fa impazzire. Cucchiamo un po' al mio povero pancino, che ho abbastanza freddo tra l'altro. E niente, questo qui al dietro, anche dietro comunque è carino, devo dire. Speriamo che non esca tutto. Upsi. No, comunque voi immaginatelo anche con un semplice jeans un pochino magari baggy. Ed eccoci qui, vi ho tenuto il pezzo forte per ultimo. Lo so, già la situazione così fa molto ridere, ma capirete. Infatti no, non ci vedete male, ma ho preso una parrucca bionda. Secondo me mi sta malissimo il biondo, però l'ho vista. Allora, intanto mi può sempre essere utile per i make-up, face paint e qualsiasi cosa. Poi l'ho vista addosso alle ragazze, o dei ragazzi. Ed era veramente fatta bene, cioè capito, c'è proprio la retina che voi dovete tagliare con i cap... Cioè, capito, fatta bene. Dentro ci sono poi tutte le forcine, io devo assolutamente andarmi a comprare tutti i prodotti per incollarmela ed è veramente super lunga. Ora magari provo a mettermela. Allora, mi sono legata i capelli un po' dietro alla Vattenciava, non so se... Cioè, credo sia da dialetto, però insomma, credo che renda il senso. E ora proviamo a me... Io non sono brava in queste cose, già ve lo dico. Però
Però imparerò perché voglio troppo essere bionda e voglio fare un video ispirato al make-up di Ariana Grande con la parrucca bionda di Ariana Grande. Ok, ho messo tipo questa fascetta per coprire la retina e rendere la situazione un po' più realistica, anche se non lo è tanto in ogni caso. Tipo i miei capelli. Ok, faccio finta di niente. Niente, non vedo l'ora di comprarmi tutti i prodottini giusti per incollarmela bene e mettermela bene e fare tipo delle full face, dei make-up, non lo so, non vedo l'ora di farci qualcosa con questa parrucca perché è veramente stupenda. Ora vi faccio vedere quanto cavolo è lunga dietro. Aspettate. Cioè, capito? Arriva fino alle chiappe. Io la amo. Veramente fatta bene. E il prezzo è tipo sui 30 euro, 35, una cosa del genere. Wow, devo dire, wow. Comunque niente, io direi di concludere il video così con questa fantastica parrucca perché mi fa molto ridere. Io spero un sacco che vi sia piaciuto, di avervi un pochino intrattenuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like se così è stato. Io vi mando un super bacione e ci vediamo al prossimo video.